Mino Favini, la festa del settore giovanile, il classico appuntamento pre-natalizio per lo scambio di auguri con tutti gli allenatori, lo staff delle varie squadre, gli osservatori, insomma tutta la famiglia che lavora per far crescere questi giovani talenti. Sì, tutta la famiglia talentina, naturalmente oramai è una tradizione, ci ritroviamo qui annualmente alla vigilia di Natale per festeggiare il Natale naturalmente e per fare anche un incontro tra tutti noi che operiamo nei vari settori del settore giovanile, chi fa l'osservatore, chi il segnalatore, chi l'allenatore, chi il preparatore, insomma i vari compiti che fanno sì che il settore giovanile possa continuare nel dovuto modo. Il presidente Percassi ha avuto ovviamente parole d'elogio per il settore giovanile atalantino e ha detto lo potenzieremo, lo rafforzeremo, anche Zingonia diventerà una struttura modello per permettere al settore giovanile di lavorare nel miglior modo possibile. È vero, finora il presidente è stato già anche fin troppo generoso e ha promesso altre iniziative per favorire lo sviluppo del settore giovanile in fatto di strutture soprattutto, e quindi questo ci consola perché vuol dire che l'intenzione del presidente è quella di potenziare ancora il settore giovanile, quindi siamo felici di questo. Mino Favini, un bilancio di questa prima parte di stagione per quel che riguarda questi giovani ragazzi. C'è una primavera campione d'inverno, ci sono le altre squadre che si stanno ben comportando. Mino Favini è soddisfatto? Sì, ma non tanto per il risultato che fa sempre piacere e dà visibilità, ma per il fatto che intravediamo la possibilità a breve di mandare qualche ragazzo ancora alla prima squadra, come del resto la tradizione ha sempre fatto l'Atalanta nel corso degli anni recenti e passati, insomma. Mino Favini non è stanco di stare all'Atalanta dopo tutti questi anni? No. Attento a che cosa rispondi. No, assolutamente. L'Atalanta sicuramente mi ha dato tanto. Io penso di aver dato un buon contributo nel guidare magari ragazzi più giovani e magari non ancora esperti, però io sono felice di essere all'Atalanta e finché mi viene voglia di alzarmi al mattino e di fare la strada da Meda a Bergamo, lo faccio più che volentieri. L'occhio brilla, insomma questi ragazzi sono la gioia di Mino Favini, si vede anche dall'espressione quando ne parla. Sì, è vero, la soddisfazione più bella è quando vedi arrivare un ragazzo, quando intuisci che nell'ambito delle varie squadre ci sono dei ragazzi che hanno buone prospettive, promettono bene e continuano a crescere, quindi è un po' il completamento della formazione di un ciclo di lavoro che inizia fin da piccoli e poi magari arrivano fino alla prima squadra. Che cosa augura Mino Favini al settore giovanile dell'Atalanta per questo 2013 ormai alle porte? Di crescere ancora, di completarsi, di terminare positivamente il lavoro già iniziato e poi la possibilità magari di vedere ancora qualche ragazzo in prima squadra naturalmente.